È dalla lezione numero 15 ormai che parliamo di macromolecole biologiche. Abbiamo visto i carboidrati, i lipidi e le proteine. Mancano gli acidi nucleici. Gli acidi nucleici sono le macromolecole biologiche, meglio conosciute come DNA e RNA. Il DNA, acido desossiribonucleico, è il materiale ereditario della cellula. Conserva l'informazione genetica e contiene le istruzioni per sintetizzare tutte le proteine e tutto l'RNA necessari per l'organismo. L'RNA, acido ribonucleico, ha varie funzioni e nelle cellule ne sono contenuti vari tipi. RNA ribosomiale, rRNA, componente strutturale dei ribosomi, ossia, come vedremo in seguito, delle strutture cellulari su cui avviene la sintesi delle proteine. RNA messaggero, mRNA, la parola messaggero è già molto eloquente, questo RNA porta ai ribosomi le informazioni contenute nel DNA necessarie a produrre le proteine. RNA di trasferimento, tRNA, molecole adattatrici che leggono le informazioni presenti nell'mRNA e le traducono in una specifica sequenza aminoacidica. Sia il DNA che l'RNA sono costituiti da una unità di base, i nucleotidi. Vediamo come sono fatti. I nucleotidi sono costituiti da tre componenti: una base azotata, uno zucchero pentosio, un gruppo funzionale fosfato carico negativamente, RPO4-2-. La base azotata è un composto eterociclico. I composti eterociclici sono molecole che contengono uno o più anelli formati anche da atomi diversi dal carbonio. Base azotata, quale sarà l'atomo diverso dal carbonio? Beh, l'azoto. Le basi azotate derivano da due composti precursori, la pirimidina e la purina. Le basi azotate pirimidiniche sono costituite da un solo anello e sono tre: la citosina, presente sia nel DNA che nell'RNA, la timina, presente esclusivamente nel DNA, e l'uracile, presente esclusivamente nell'RNA. Le basi azotate puriniche sono costituite da due anelli e sono due: l'adenina e la guanina, entrambe presenti sia nel DNA che nell'RNA. Lo zucchero pentosio è, come visto nella lezione 15, un monosaccaride a 5 atomi di carbonio. Il pentosio presente nell'RNA, il ribosio C5H10O5, è diverso da quello presente nel DNA, il 2' desossiribosio C5H10O4. Nel desossiribosio, rispetto al ribosio, c'è un atomo di ossigeno in meno legato sul carbonio 2'. Si scrive carbonio 2' e non 2 per una convenzione necessaria a non confondere gli atomi di carbonio dello zucchero con quelli della base azotata. Gli atomi di carbonio dello zucchero hanno il primo nella numerazione. Il gruppo fosfato, l'abbiamo visto nella lezione 14, è un gruppo funzionale contenente fosforo, RPO4-2-. Un nucleotide senza gruppo fosfato è detto nucleoside. Ma vediamo come sono uniti tra loro questi tre componenti. Un nucleotide ha il pentosio al centro e su di esso sono legati il gruppo fosfato al carbonio 5' dello zucchero, la base azotata al carbonio 1' dello zucchero.
il legame che unisce il pentosio e la base azotata è, sia nel caso delle basi pirimidiniche che nel caso delle basi puriniche, tra un atomo di carbonio, il carbonio 1' dello zucchero appunto, e un atomo di azoto della base azotata. Questo legame tra il pentosio e la base azotata è detto legame glicosidico. Più nucleotidi si legano tra loro per formare le lunghe catene degli acidi nucleici attraverso un legame detto fosfodiesterico, che, come è intuibile dal nome, coinvolge il gruppo fosfato. Il gruppo fosfato di un nucleotide si lega al carbonio 3' dello zucchero del nucleotide precedente nella catena e fa quindi da ponte tra due pentosi successivi. Gli acidi nucleici hanno allora uno scheletro idrofilico, perché come vedete ci sono molte molecole di ossigeno e anche molte cariche libere, costituito da un'alternanza tra gruppi fosfato e zuccheri pentosi, delle catene laterali idrofobiche che sporgono dallo zucchero, le basi azotate. A questo punto è fondamentale parlare del fatto che le molecole di acido nucleico hanno sempre un'estremità 5', in cui il gruppo fosfato del primo nucleotide non è legato al carbonio 3' di un altro zucchero. Un'estremità 3', in cui il carbonio 3' dell'ultimo nucleotide non è legato ad un altro gruppo fosfato. Ho scritto primo e ultimo nucleotide perché la struttura di una singola catena di acido nucleico è sempre scritta in direzione 5'-3'. Quindi il nucleotide all'estremità 5' è il primo della fila ed il nucleotide all'estremità 3' è l'ultimo. Come per l'ordine di scrittura delle estremità N e C terminale di un polipeptide viste nella lezione precedente, per ora prendete questo concetto come una convenzione, ma capiremo il perché quando parleremo di trascrizione e traduzione. Se nelle scorse lezioni abbiamo visto che esistono 20 amminoacidi comuni diversi tra loro per le loro catene laterali, in questa lezione diciamo che esistono 4 nucleotidi diversi tra loro per le loro basi azotate. Giulia, ma prima ci hai nominato 5 basi azotate. Sì, è vero, ma vi ho detto che la timina è presente solo nel DNA e che l'uracile è presente solo nell'RNA. Quindi per ognuno dei due tipi di acido nucleico avremo solo 4 nucleotidi disponibili. Rimane da accennare al fatto che i nucleotidi possono compiere funzioni diverse da quella strutturale che hanno negli acidi nucleici. I nucleotidi possono essere fonte di energia chimica. La principale molecola energetica cellulare è l'ATP, ossia l'adenosin trifosfato, una molecola di ribosio in cui al carbonio 1' è legata la base azotata adenina e al carbonio 5' sono legati 3 gruppi fosfato. L'idrolisi del legame covalente tra il terzo e il secondo gruppo fosfato è una reazione esoergonica che rilascia l'energia chimica necessaria a molte altre reazioni biochimiche endoergoniche. Va da sé che la formazione del legame tra il secondo e il terzo gruppo fosfato è una reazione endoergonica e accumula questa energia appena citata. I nucleotidi possono essere componenti di cofattori enzimatici, ossia di molecole necessarie all'attività degli enzimi, le proteine catalitiche. Gli esempi più noti di cofattori contenenti un nucleotide sono il NAD, nicotinamide adenin dinucleotide, ed il FAD, flavin adenin dinucleotide. Cofattori che sentirete nominare spesso nelle reazioni biochimiche. Come dicono i nomi, in entrambi i casi è presente la base azotata adenina. I nucleotidi possono essere messaggeri chimici intracellulari. Uno degli esempi più comuni è dato dall'AMP ciclico o CAMP, che altro non è che un adenosina monofosfata,
in cui il gruppo fosfato legato al carbonio 5', ha reso la molecola ciclica unendosi anche all'ossigeno legato al carbonio 3'. Anche dell'AMP ciclico sentirete molto parlare. Anche per questa lezione è tutto. Al solito, like al video se vi sono stata d'aiuto e restate connessi con me e con la biologia iscrivendovi al canale ed attivando la campanella. Alla prossima e buono studio a tutti!